due artisti di casa nostra che lavorano insieme, un pittore, Vito Spada, ed un fotografo, Giuseppe Russo. Sono entrambi di Massafra, nel Tarantino, e lavorano in simbiosi. Insieme realizzano opere di fotopittura. Con una ventina di lavori che hanno a soggetto gli scorci della città, è stata allestita una interessante mostra. Arte fotografica ed arte pittorica che si fondono, dando un risultato finale singolare e suggestivo. E non ci sono moderne tecnologie digitali, ma semplicemente sulla fotografia stampata su tela o su legno si aggiunge il tocco del pennello. Ascoltiamo nell'ordine Vito Spada, il pittore, e Giuseppe Russo, il fotografo. Pittoricamente ci lavoro sopra con una tecnica materica per dare tridimensionalità e profondità all'immagine, in modo tale da dare un aspetto, diciamo, più vivo all'immagine fotografica. Sono state effettuate quindi delle tecniche lievi di fotografia, non parliamo di tecniche all'avanguardia, solo alcune tecniche per quanto riguarda l'HDR o altro tipo di immagini improntate. Ne vengono fuori capolavori che interpretano la già di per sé suggestiva realtà di Massafra. La fotopittura, a volte, quando non è fatta da veri artisti, si limita a trasformare una foto nella parvenza di un dipinto. Non è questo il caso. Nella simbiosi artistica di Spada e Russo, l'immagine prende vita, diventa tridimensionale, enfatizzando la realtà del soggetto, interpretandola e non pedissequamente riportandola su tela.